avete ragione. Allora, questa sera siete tantissimi, siamo tra Collegno e Rivoli, mi affaccio perché questa cosa mi vedo distante da voi e un po' mi infastidisce. Siamo... no, a Valcore no, a Valcore no. Siamo tra Collegno e Rivoli, due comuni importanti, due comuni che quest'anno hanno una grande sfida davanti. Hanno quella sfida che da 50 anni questo territorio vuole, quello di fare piazza pulita di questa fitta sinistra che oggi è diventata incancrenita, che ci ha mangiato la vita e che ancora si fa chiamare sinistra. Questa è anche la settimana, ve l'hanno raccontata come la settimana degli 80 euro, ve l'hanno raccontata come la settimana del documento di economia e finanze, questo fantastico documento che risolleva le sorti dell'Italia. E allora noi l'altro giorno abbiamo detto: scusate, ma secondo voi, secondo il bamboccio Renzi, questa è la settimana degli 80 euro e del DEF, ma per i cittadini questa è un'altra settimana, questa è la settimana in cui la TASI aumenta di 3 miliardi sulla testa dei cittadini, questa è la settimana dei cittadini, quelli che si trovano con il primo decreto di Renzi un aumento delle tasse, 3 miliardi sulla vostra testa, e nessuno ve l'ha detto, ve l'abbiamo detto noi perché un po' arrabbiati nelle piazze, piazza Montecitorio ci rincorrono con le telecamere. Allora che cosa ne pensa del nuovo documento di economia e finanze, questa conferenza stampa l'avete vista, lui con di fianco Padoan, l'uomo assassino di un sacco di paesi europei. Di fatto assassino, ci hanno raccontato che cosa ci sarà di bello per noi, e quindi lavoro, soldi, meno tasse. E poi finalmente ci è arrivato questo documento, ci siamo messi seduti con calma, perché mentre Renzi è l'uomo della fretta che vi dice: noi abbiamo fretta, devo andare veloce, ma cosa veloce? Ti siedi, ti calmi e ti leggi bene con calma le cose che scrivi. Ci siamo seduti e abbiamo letto questo documento, ce n'è ancora un po' da leggere perché non è che l'abbiamo letto tutto in 2 minuti. E cosa abbiamo visto? 4 punti percentuali di debito pubblico in aumento. Ora, 4 punti percentuali su un debito pubblico di 3.000 miliardi sono soldi, ma lui non era quello del patto con l'Europa, quello che infatti li avrebbe rispettati, quelli che non si può superare il 3% perché se no siamo morti. Lui era questo, però poi c'è la pressione fiscale che aumenta, ma c'è scritto sul suo documento, ci sono meno soldi per le detrazioni da familiari a carico, ed è stata una sorpresa perché nessuno di noi si poteva aspettare una cosa così scellerata. Se c'è una cosa che funziona, l'unica che è rimasta ancora sulle buste paga da lavoratore dipendente sono le detrazioni, e ora mi togli le detrazioni da familiari a carico. Perché cosa? Perché con quelle, calmierando quelle, darai degli incentivi alle imprese per l'imprenditoria femminile. Allora tu donna dovresti essere sicura e tranquilla di questo governo che aumenterà la pressione fiscale, e quindi perché non aprire un'impresa, scusate? Aprire un'impresa e sapere che con quella apertura, con quell'incentivo, semmai ti arriverà, c'è qualcuno che non prenderà le detrazioni da familiare a carico. E oggi quante famiglie hanno un coniuge che non lavora? L'80%, il 70%, sono tantissime. Quindi questa è la settimana della bugia, un'altra settimana di grande bugia, che però noi siamo riusciti a comunicare, perché oggi pochissimi credono ancora alla promessa degli 80 euro. Noi ve l'abbiamo un po' raccontato, no? È facile capire che cosa sono questi 80 euro, oltre a essere soldi che si dimenticano di pensionati, che si dimenticano di liberi professionisti, che si dimenticano dei disoccupati, di chi ha contratti a tempo che non, a co-co-co, questi contratti scellerati. Si dimentica di queste categorie e lo fa senza nulla togliere alla società, proprio non ci pensa. L'altro giorno in conferenza gli hanno chiesto: ma questi 80 euro gli darete
questo, lui si vede che non sa che cosa sono gli incapienti, ma gli si legge proprio in faccia. Ora, da chi ha fatto un unico contratto nella vita, quello con suo padre, da dirigente nell'azienda di famiglia, noi non ci possiamo far sentire, far dire che cosa serve a questo paese. Anche perché le storie di questa Italia le conosciamo. Qui stasera ci sono i ragazzi di Eutelia, ragazzi che continuano a lottare contro un funzionario che non ne capisce nulla e che non capisce che cosa serve a un'impresa che viene presa e buttata nel cestino, che fa un lavoro molto importante, che svilupperebbe un settore industriale che a questo paese serve, ma che a questo governo non interessa. Prima mi dicevano, abbiamo visto passare cinque ministri, nessuno di loro ci ha detto beh, nessuno ci ha detto questo settore produttivo ci interessa. Nessuno. E allora 17 saranno di nuovo sotto il ministero, io ho chiamato il ministro e gli ho detto guardi, sono un po' incazzati, magari è il caso che prima vi studiate bene la loro storia, perché se voi arrivate e loro e si capisce che se loro arrivano e si capisce che voi non sapete niente, si arrabbiano, soprattutto perché l'altro giorno ne avete fatti fuori 800 di dipendenti di Eutelia. E loro mi hanno detto sì, promesso, studieremo. Ora, vedremo che cosa succederà giovedì. E come questa storia ce ne sono mille altre. Electrolux ha la stessa storia. Un abbassamento di stipendio collettivo per fare cosa? Per prendere in giro ancora una volta un'impresa italiana che prende e va fuori. Allora, noi saremo quelli che non fanno niente, quelli che non si capisce cosa sono andati a fare a Roma. Però noi un po' di cose fatte bene le abbiamo fatte. Tipo ottenere quell'emendamento che ormai voi conoscete, chi delocalizza ma prima ha preso soldi dallo Stato me li ridà indietro prima di andarsene fuori dall'Italia. E questa è una cosa semplice che tutti noi abbiamo gridato un sacco di volte, questo è il paese della Fiat come ricordava Davide, quante volte abbiamo detto ma come è possibile, si sono presi una marea di soldi e adesso vanno fuori, ora non succederà più e ci volevano 150 scalmanati, stupratori, come ci chiamano loro, per avere una cosa del genere. Oppure Equitalia, la compensazione tra le cartelle di Equitalia e i crediti che le aziende mandano nei confronti dello Stato, questa è un'altra cosa banale, banalissima. Cosa? Tu sei disoccupato e continui a pagare Equitalia, bene, ti do una buona notizia. Martedì presenteremo la conferenza stampa alla Camera, insieme ai ragazzi anche del Senato, la legge per l'abolizione di Equitalia. Basta! Ed è una legge di cui io veramente mi sento orgogliosa con i colleghi con cui l'abbiamo scritta, è una bellissima legge che fa tornare nelle mani dell'Agenzia dell'Entrata, non che l'Agenzia delle Entrate sia proprio questa meraviglia, ma insomma ancora c'è un controllo possibile su Equitalia, ma soprattutto fa una cosa importantissima, fa tornare quel debito che hanno trasformato in una cartella gigantesca che vale 4 volte quello che io veramente dovevo pagare, lo fa tornare al suo valore effettivo, lo fa tornare ai soldi che io davvero dovevo pagare, perché magari riesco a pagarli quei 100 euro, ma se tu me ne chiedi 4.000 io non riesco a pagarli. E soprattutto non te li voglio pagare perché non ho capito
politica europea in questo momento viene presa in giro, no? Anche voi avrete sicuramente qualche amico fastidioso che vi dice sì, ma voi non avete deciso se siete a favore, siete contrari, cosa volete fare? Non l'avete deciso? No, no, noi l'abbiamo deciso, solo che a voi non vi piace, perché a voi le cose coerenti non vi piacciono. E allora gliela dovete spiegare in una maniera molto semplice. Noi abbiamo questi 7 punti che impareremo a conoscere insieme, ve ne parleremo molto, fino alla nausea, ve lo prometto. E sono 7 punti importanti, ma si comincia da 6 punti. 6 punti grandi come? Eurobond, vogliamo che i debiti dei paesi europei siano comuni, non è più possibile far morire un paese europeo dimenticandosi che questo esista. Il senso di comunità, quello che oggi si è perso, la Grecia, il 2% del PIL europeo, se si voleva salvare, si salvava così, in un secondo, e invece no, dietro c'erano le banche francesi, quindi se si salvava la Grecia, e le banche francesi non guadagnavano quanto si sperava, no? Quanto effettivamente potevano ancora guadagnare. E poi basta pareggio di bilancio, noi vediamo tutti i giorni, sono in commissione bilancio, il pareggio di bilancio ci sta massacrando, io non posso più decidere che cosa fare nel mio paese perché ho un pareggio finto, di facciata, ma non posso decidere se è più importante costruire un ospedale o dare soldi a Banca d'Italia, non lo posso più decidere. Sforare il 3%, che è un rapporto idiota perché c'ha dentro il PIL, che è una roba che non significa più niente, il paniere, le sigarette nazionali, cioè che cos'è oggi il PIL? Non esiste, non è l'economia reale. Lo diceva anche Kennedy, è finito male. Allora facciamo queste cose, dopodiché quando gliele avremo raccontate in Europa e loro, speriamo, si convincano che questa è la strada giusta per rimettere insieme una serie di paesi che si sono dimenticati di essere una comunità, se loro ci diranno di sì, tanto bene, cambieremo questa Europa insieme. Se ci diranno di no, invece, vi chiederemo attraverso un referendum che si può fare, e voi dovete spiegare a chi vi dice che non si può fare, che si può fare, chi vi dice di no, vi racconta una balla, un'enorme balla. Si possono fare referendum costruttivi, si sono già fatti. Faremo un referendum e chiederemo ai cittadini, lo volete questo euro che è una delle maggiori cause del disastro che viviamo tutti i giorni? Allora questo è l'ordine corretto dei fattori, non quello che la Lega ci racconta, non quello che le leste di Tsipras ci vogliono raccontare, quell'accrocchio di finta sinistra che non si è capito da dove arriva, quell'accrocchio di roba che non si riconosce, oggi si vantano di essere, queste due parole le voglio spendere per Tsipras perché mi danno veramente fastidio. Cioè allora questi si guardano in faccia e si dicono ah, perché noi siamo quelli delle associazioni, siamo quelli dei referendum, siamo quelli del volontariato, ma quale? Tu sei, chi sei?
decurtandoci lo stipendio, ma ormai non è più notizia, perché figurati, noi siamo quegli sfigati che si decurtano lo stipendio. E vi assicuro che la cosa più bella che noi potevamo fare è quella di decurtarci gli stipendi, perché il senso di colpa di prendersi addirittura quei soldi quando guardi in faccia gente che ne guadagna 500-600, vi assicuro che è tanto lo stesso anche se ne prendi 2005 come noi. Grazie.